libro si radunano per discutere del pensiero di Giordano. Penso che in questo momento dobbiamo approfittare solo del fatto che il magnifico rettore non l'ha per fare in modo che questo possa avvenire. Quindi ricordiamo questa mattina, penso che lo ricorderanno Nuccio Ordine, che ha collaborato tanti anni con lui, e Gerardo Marotto, che purtroppo ci ha lasciato e che è stato, diciamo, tra i massimi esponenti di quella classe culturale che più ha diffuso il pensiero, diciamo, di Giordano. È tradotto oramai in tante lingue, ma ne parlavamo prima con Ordine. Faremo in modo, insomma, che il Comune di Nola diventi parte integrante di questo progetto e faremo in modo che sarà tradotto in altre lingue, in modo tale che la conoscenza e la diffusione del suo pensiero possano estendersi ancora di più. Quindi ringraziamo anche il professore dell'Università Stanieri, sono tutti qui, grazie anche per la collaborazione con la città della scienza con la quale abbiamo organizzato queste giornate. Quindi io sono convinto che da questo momento in poi ti prego, insomma, veramente di farti parte dirigente, perché tu in questa fase vuoi molto e quindi facciamo in modo che questi libri, che a quanto vi è dato sapere non si troverebbero neanche più presso l'Istituto Filosofico a Napoli, ma presso addirittura i depositi di affetto possono essere qui a Roma. Io, se è necessario, ti posso far avere quella lettera che alcuni anni fa scrissi a Gerardo. Quindi grazie veramente e buon proseguo di lavoro. Grazie, signor Mentani. Sicuramente questo sarà un invito, credo, accolto. Ora chiederemo direttamente al magnifico rettore questo invito accolto e proposto dal sindaco Carlo Della Punta. Devo dire che l'Università di Napoli da sempre molto viva e attiva in questo senso, anche sulla figura di Bruno. Infatti, ieri l'Università, chiaramente insieme alla Città della Scienza, sono state protagoniste di un percorso culturale, filosofico, storico, particolarmente intenso e interessante, perché dicevo prima, gli studiosi internazionali si sono confrontati con la platea, la comunità, non solo con gli alunni, ma anche con gli semplici appassionati che hanno deciso di scegliere Napoli, di scegliere soprattutto lo studio su Giordano Bruno, rendendo in omaggio a loro nel giorno del suo anniversario, l'anniversario della morte. Prego, magnifico rettore. Grazie. Yeah.
Thank you.
Grazie al direttore, professore Gaetano.